Buongiorno bambini, buongiorno, questo è Elettrica Pooh. Abbiamo una tavoletta da provare, io stavo rimandando all'infinito perché sono un uomo finito. Iniziamo lo spacchettamento epico, questo non l'ho ancora mai aperta, non l'ho mai vista. Potete aprire il link Amazon che ho messo lì sotto in descrizione, in cui potete vedere le specifiche di questa tavoletta. Abbiamo in dono subito, intravedo, un guanto del potere. Thank you, your support has saved a life. What? Come saprai, parte dei ricavati per i nostri prodotti Simban vanno a sostenere economicamente interventi chirurgici su bambini che vengono da famiglie meno privilegiate. Quindi Simbans aiuta il prossimo. Benissimo, questo è già un punto a favore di Simbans. Andiamo a vedere però veramente il tablet. È molto vetroso, vedete quanto riflette? Mi vedete? Ciao bambini. Ciao, come state bambini? Ciao. Ha una fotocamera, però interessante allo stesso tempo, perché magari fai uno schizzo, ci fai la foto e poi prosegui il disegno in digitale. Rifinitura opaca, color blu notte. Oserei dire, voi non lo vedete così blu, ma nella realtà è un po' più blu di quel che sembra. Nella scatola troveremo, immagino, tutti i caricatori. Penna. Wow, la penna è bella. È proprio bella la penna, guarda. È metallica proprio. Ma questo si gira. Perché si dovrebbe girare questo affare? Perché se lo apro c'è qualcosa al suo interno. C'è una sorpresa. Non mi dire che va a batteria. Porca di quella batteria. Mi fa storcere un pizzichino il naso. Caricatori. Abbiamo quello europeo, quello tedesco, quello che diavolo è, americano. Guarda che roba. Questo. Zac. Olè, adattato signori. Mi piace molto questa soluzione. Adesso voglio andare a vivere in un altro paese che usa questa corrente soltanto per utilizzare questo caricatore così. 21esimo secolo, Lama, hai visto? Questa è la vera tecnologia. Hai capito, Lama? Questa l'hanno inventati quelli della NASA. Quel caricatore lì. Alla NASA inventano qui. Caricatori lì. È un po' ciambottoso questo affare, eh? Uno di quelli che a me non è che faccia proprio impazzire. Questa è una cover, quella dell'iPad, very elegant cover. E qui abbiamo il mecha. Guarda com'è fatto, è stranissimo. Non è proprio il top. E ora posso riattaccare il charger. Quindi questo tablet così c'ha la sua base che si infila in questi ceppi qua in un modo molto strano. Come cacchio? What? What is this, bro? Come vuoi che lo inserto sta affare così? Ma che roba brutta è? Poi questa inclinazione è letteralmente quasi a 90 gradi, è dritta rispetto a me. Per inserirlo tocca fare le magie, non è proprio il top. E poi non si... Bro, ma chi ha fatto il design di questo affare? Devi tipo inserirlo qui, così, poi capovolgerlo. E allora così un po' di senso ce l'ha. Scusate, adesso prendo un attimo con la telecamera in modo che voi possiate vedere quello che sto facendo qua. Si vede, le mie mani le vedete buie e rosse. Sembra che la mia pelle dentro c'è del calore. Madonna Gesù. Ok, basta. E che signori, già il fatto che sia un Android, io pensavo che fosse tipo un tablet da disegno senza sistema operativo. Pensavo che tu accendevi e disegnavi. Invece è un tablet come tutti gli altri tablet, con appunto la possibilità di disegnare. Quindi è un bonus il disegno. Quindi in realtà questo tablet sarebbe ottimo, sai per chi? Per mio figlio. Se è un buon tablet anche da disegno, questo lo do a mio figlio. Master! Hello boy. Io, quello che mi dà un pochino fastidio è lo schermo molto riflettente. Riflettente ed è proprio vetro. Sì, quello è strano. Poi mi devi dire tu il feeling che ti dà. Il feeling è che sto grattando sul vetro. Cioè sto disegnando sul vetro, non grattando, no? Lo sento il vetro, lo sento che è un tablet. Ti devi abituare a una cosa, il fatto che c'è un leggero spessore, signori, di vetro. Quindi quello che io disegno viene disegnato un millimetro più sotto. Quindi è difficile con precisione determinare dove stai disegnando con la penna. Cioè devo prima fare un primo tratto per capire dove sono. Cioè io sono molto distante dal mio segno. Oh, c'è una griglia prospettica, cos'è? Bro, su Autodesk Sketchbooks c'è già una griglia prospettica. What? Accidentale. Terzo punto. Oh mio Dio, tipo per una prospettiva dal basso. Ma che stiamo scherzando, bro? E poi rimane lì, la puoi accendere e spegnere, un'altra roba. Out of the sketchbook, what? Amici. Ciao Cacciucco. Ah, posso modificare tutto con le dita, guarda. Ah, non è tanto la tavoletta, adesso mi sto divertendo proprio con il programma. Dov'è la home? Leo, non riesci a trovare la home? No, non c'è un pulsante per... Perché non provi con una bella country road? Country road. Che secondo me ti ci porta dritto dritto. To the place I belong.
West Virginia. Bro, che bella selezione ha Autodesk, Frank. Rispetto a Procreate, come ti stai trovando? Bro, mi trovo benissimo, ma c'è Autodesk questo qua su iPad? Sì, sì, c'è. C'è? What? Questo è la penna a inchiostro. Questa invece guarda come cambia di pressione in base. Oh, ma non è male questo tablet. La pressione mi piace. Allora, secondo me il problema di questo tablet è il vetro. Se comprate con questo tablet, come si chiama? Una pellicola. Italiano, grazie. Una pellicola opaca. Il patumo. Vi troverete sicuramente meglio. Vi spiego anche perché. Quando io cerco di fare una riga precisa, sul vetro mi scivola la penna. Ma il tremolio che vedete iniziale è dato dal scivolamento della penna sul vetro. Insomma, con una pellicola opaca riuscite a risolvere questo problema. Però in realtà la pressione mi piace molto. Vedete come riesco a inspessire in base a quanto premo? Molto piacevole. Vedete il tratto inferiore questo qua? Sono partito da molto sotto. Sapete perché sono partito da sotto? Perché ero convinto che era la penna qua. E invece c'è sempre quel fattore del vetro, no? Quindi è un tablet in cui devi disegnare molto frontalmente. Secondo me devi mettere così, bello frontale. Però sai che mi piace? Porca troia, mi piace la portabilità. Molto leggero. Peccato sto astuccio da nonno. Poi il mio dito sbatte sui contorni di questo tablet. Capito qual è un altro fastidio? Sai che te dico? Che non me ne fotte un cazzo dell'astuccio. Ah! Apriti! Qual è il modo per fare le righe dritte su Autodesk? Bro, l'ho usato 7 anni fa. Non sono neanche un disegnatore. Perché bro, mi chiedi questo? C'è un righello! Guarda! Hai visto cosa è successo col righello? Bro! Ma che figata è questa? Bro. Ma perché Photoshop o Procreate non hanno questo tipo di righello, bro? Ma guarda quanto è bello. Bro, ma che stai scherzando? Bro, mi cambierà la vita sta affare. Come si chiama l'app? Clip Studio Frank. No, si chiama Autodesk. Autodesk Frank. Autodesk Sketchbook. Frank. Master, c'è Liquify qui? Bro, io l'ho usato esattamente per disegnare con le dita quel game che hai visto quella volta su Reddit. Non ho fatto nient'altro. Master, però pure te, dai, sì, utile. Cioè, allora, l'unica cosa che mi manca non è tanto nella tavoletta. La tavoletta il suo lavoro lo sta facendo benissimo. Quello che mi manca qua è proprio conoscere il programma. Perché voglio fare delle cose ma non riesco. Mi serve lo sfumino, voglio lavorare forse un po' di selezione. Forse con la selezione posso migliorare la situazione. Sai che cosa migliora sempre la mia situazione? Cosa? Tu. Grazie. Non è vero, il trailer di Elden Ring. Quando mi sento triste guardo il trailer di Elden Ring e mi ricordo che uscirà e... Chi sta esplodendo? Che succede? Chi sta esplodendo? Elden Ring, proteggimi! L'ho dovuto un attimo spostare, perché stava esplodendo, Mine? Non lo so. Che è successo? Mine! Chi su che è stato Mine a rompere l'Elden Ring? Shattered by Soma. E quella era la suona dell'Elden Ring che si rompeva, infatti. Sì, infatti. Quando ho creato questo livello, tocco le cose per sbaglio, a quanto pare. Vedi che tocco le cose con il polso? È strano. Questo menu, si può spostare il menu? Perché qua, a quanto pare, ogni tanto con il polso me lo tocca anche se c'ho il guanto del potere. Non capisco perché. Ah, ma sto colorando qua! Per la Madonna! Quando hai selezionato l'inchiostro? Quando? Scusate il nervoso, ma mi fa incazzare. È una roba che non tollero. Qui si stanno creando nuovi livelli da soli. Da soli, completamente da soli. Ogni tanto coloro così a caso, perché... Passa il guanto, vedete? Passa il guanto, bro! Sto colorando col mignolo! Bro, cambia guanto, che... Infatti sì, cambia. Già l'ho quanto. Cambiato! Che faccio? Ne metto Mettine due? Due. Metto due, porca... Metto due guanti! Due guanti. Colora ancora! Due guanti! What? Questo Mettine è un 5. Questo è un problema, signore. Mi è venuto un flash. C'è un'impostazione per la penna. Ti toglie gli input touch del dito. Vede le impostazioni, c'è scritto. Pen mode? Benissimo. Questo già è qualcosa di buono. Passi avanti, signori. Passi avanti. Let's go. Bro, chi ti ha toccato? No. Bro! Basta aprire cose! Ah, questo è il disegno che abbiamo fatto su questo tablet. Si può fare molto, molto di meglio, senza dubbio, perché bisogna conoscere il programma. Non ci ho perso troppo tempo. Allora, per quanto riguarda questo tablet, mi avete sentito sclerare diverse volte. È un ottimo tablet. Solo 200 euro. Ti becchi Android con... Ci metti dentro quello che minchia ti pare. YouTube, Netflix. È multifunzionale. Lo usi per più robe. Due, viene già con una applicazione che sembra buona per il disegno. Che è Autodesk Sketchbook. Che... E per quanto riguarda il
tablet. Ottimo, mi piace la penna, mi piace che riesco a disegnarci così bene, mi sta letteralmente sui culo. Io sto disegnando e poi mi trovo 7 livelli nuovi perché l'ho toccati con il palmo della mano. E su un tablet questa roba non esiste. Questa parte qua di programma l'ho toccata 170 volte per sbaglio con il polso. Ho creato non so quanti livelli a caso, non so quante spennellate a caso. Questa magari si potrà spostare, si potrà, che ne so, mettere tutto da un lato, non lo so. A prescindere, non sta bene che tu devi trovare delle soluzioni perché ti tocca con il palmo. È un problema del monitor, il monitor di un tablet o telefono più expansive. Se io lo tocco con questo lato della mano, con il braccio, non gliene frega niente, vedi che non scorre. Però col polpastrello, sì. Questo qua, come lo tocco, fa cose. Quindi io posso dire che l'unico lato negativo di questa recensione è una mia aspettativa e speranza per Simbans. Magari mi faccia quel tablet che costi 100 euro in più, anche 150 euro in più, perché questo costa solo 200, quindi è ottimo per il prezzo che dà. Però se voglio un tablet più che ci faccio robe di lavoro, perché no, sarei disposto a spendere 100-150 euro in più per avere un monitor che non faccia ste cagate. Quindi signori, vi ringrazio di essere stati con me. Se siete interessati a questo tablet, che comunque sia molto economico, vi lascio il link in descrizione. E questo è quanto. Ok al tablet, no al monitor. Non so che altro dire.